Quinta giornata del campionato femminile a Vinovo, si affrontano Juventus e Pomigliano, con la Juventus che vuole brindare il successo in Champions League, il pass ai gironi e soprattutto vuole mettersi alle spalle il pareggio con Sassuolo nello scorso turno. Palla lunga, qui Conat sbaglia, attenzione a Bierenstein in agguato, la palla arriva a Cantore, Cantore va con il destro, Zettinia si oppone alla grande. Tutto pronto per il corner della Juve, già battuto, Bierenstein guarda la porta, calcia con il destro, la palla rimane lì, Cantore! Tutto irregolare però, gol annullato con Cantore che esulta ma non si accorge della mano alzata dell'arbitro, era in posizione di offside sul tap-in Cantore. Già due gol sfiorati, uno annullato praticamente e uno quasi da parte di Bierenstein. Attenzione intanto qui alla grandissima destro dalla distanza di Gianmarino con Aprile che deve allungarsi e deviare. Gran destro dell'ex Lazio, rivediamo dai 30 metri Aprile. Rosucci esce bene, palla al piede della Juve, però Rosucci deve stare attenta dal ritorno di Gianmarino. Ottima la finta su questo cross e poi va via lungolinea di Gianmarino. C'è un contatto e per l'arbitro è simulazione, il secondo, ed è rosso. Il rosso va via bene a Rosucci e poi si lascia andare sul contatto con Boattin. L'arbitro era lì a pochi metri, non poteva non vedere. Nilden aggancia il pallone, contrasto leggero tra il numero 5 bianconero e il numero 8 del Pomigliano Gallazzi. Poi la Juve recupera nuovamente la palla con Rosucci che strappa e suggerisce sulla sinistra per Nilden, colpo di testa da parte di Cantore e arriva il vantaggio della Juve con Sofia Cantore al minuto numero 57. Rivediamo Nilden con il sinistro, pesca Cantore che va a bucare Zettinia sul primo palo con un colpo di testa chirurgico e quindi partita in discesa per la Juve. Guida l'azione offensiva bianconera, Nilden autrice dell'assist, va lei con il mancino, Zettinia si distende, il tiro di Nilden che scheggia la precisione nel passaggio e favorisce la ripartenza del Pomigliano, ma a sua volta recupera palla con la Juve già ripartita sulla sinistra con Cantore. Cantore prova a entrare in aria, scarica per Dulian che a sua volta allarga per Caruso che va alla conclusione e arriva qui il gol definitivo della Juve che chiude il match. Juve 2, Pomigliano 0 al minuto numero 81, Arianna Caruso. Grande azione della Juve chiusa da un destro chirurgico di Caruso che va a bucare le mani per la seconda volta in questa partita. Zettinia dopo Cantore raddoppia Caruso. Buonasera, ha cambiato fascia, converge il numero 11 bianconero, va direttamente in porta, Zettinia si allunga e le lega la gioia del gol. Dulian entra in aria con il turbo, cross basso, Zettinia in qualche modo, poi la palla rimane lì, Zamanian e chiude la partita qui la Juve definitivamente con Zamanian, tap-in perfetto del numero 19 bianconero appena entrato che chiude la partita al 93esimo minuto con il 3-0 bianconero dopo una grandissima discesa di Dulian sulla corsia di destra. La respinta di Zamanian che si trova la palla sui piedi, prima con Cantore che gliela blocca, ma il secondo tap-in di Zamanian è vincente, quindi Juventus 3, Pomigliano 0, proprio al terzo minuto di recupero. Uscire a testa alta nonostante il 3-0 come lo scorso anno, ma l'arbitro dice che basta così, finisce qui, la Juventus batte il Pomigliano 3-0 grazie alle reti di Cantore, Caruso e Zamanian.